Volli, 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 credo che Facciamo vedo questa una campagna parte di soldi forse. ignorantissima. Aspetta che prendo la roba. Infatti Ok. Dove va? Allora, fa rapporto al GR. E andiamo. Just good, c'è Sono scritto Crane. mentre. Parla pure. Molto probabilmente tra poco incontrerò il capo della torre. Ricevuto. Conferma la sua identità e contattaci il prima possibile. Andiamo. Missione Parola di parecchio team leader. fallite. Jade ha chiesto una riunione alla torre. Il Era leader molto in là che pensiero. cercavo per incontrare Brecken e confermare la sua identità. Che pure tipo Paolo. Federossi faceva parte del team leader, del team commando, visto. Veramente Federossi Ehi, ben era il team trovato. È comando, tanto che cioè non la ci sua pa vediamo. la pagina di comando era di Federossi, poi gliel'ha lasciata loro. Che era il Frank Leader. Comando, si chiamava prima la pagina, e poi loro l'ha Infatti. cambiato in Team Comando. Che bello vederti tutto intero. I Quest'arma miei prezzi sono qua. più che ragionevoli. Andiamo. Lamantide! Andiamo! Crane. Ieri notte Brecken è andato a cercare un rifornimento aereo con dei runner. I mordicarne hanno ucciso il resto del team e poi gli uomini di Reiss gli hanno teso un agguato. L'hanno pestato e derubato. Ora Brecken vuole andare a recuperare il prossimo, ma non è in Fatto condizioni di bene. farlo. Mi serve il tuo aiuto, ok? Non la ricordavo più Santo figa. cielo! Non riesci nemmeno a camminare! Ci servi vivo, dannatissimo idiota! D'accordo, entriamo. Mantieni la calma, ok? Brecken, Lena. Forse voi riuscirete a convincerlo. Jade, chi è il tuo amico? Kyle Crane. Stammi a sentire, Brecken. Non puoi assolutamente tornare là fuori. Troveremo un altro modo senza che tu debba correre dei rischi. Dico bene, Crane? Vado io, ci penso io. Giusto, sì. Andrà Crane. Ne sarà felicissimo. Senza offesa, bello, ma non hai esperienza. Non puoi andare. Crane ce la Salti. farà. No, Inizierà dal aspetta. punto giusto. E poi Lena ha ragione. Tu devi restare qui per occuparti della torre. Convinci gli altri che c'è ancora speranza. Ah, al diavolo. Magari un ultimo tentativo prima di andare da Raiz. Sì, va bene, d'accordo. Piscio. Buona fortuna, Crane. Jade, Attenzione. hai un minuto? Certo. La Vai al prima Toria Tanto che Brecken è pure commenta. di Chi è che ha commentato? Danilo, oh, chi è? Aspetta un L'altro di cui... attimo. No, se è Danilo veramente. Suino, chi è che ha commentato Suino? Aspetta. Ma dai, Vondi! Non mi illudere. Suino volevi, è un fan di Lezza. Madonna, madonna, Madonna! madonna. Unto. Molto suino Lena sono fascinato schifoso! dalla tua Mamma, abilità. Brecken mamma. vuole che gli esploratori sostituiscano. Quindi tocca a me. Dobbiamo cercare il prossimo rifornimento aereo in arrivo poco prima del tramonto. Bella, Jade regà! mi spiegherà come Sono fare. Danilo! Potrebbe essere Mi piace troppo il tardi. cazzo! Bella, regà! Mi chiamo Danilo. Quando guardo i streaming di Claudio, vedo tu pizza in faccia che manco lui lo sa.
Poi con quell'altro coglione de Bondi, o magliette sen cura. Namo. Namo! Contatto il GR. Oh, ma ha finito di stare di contattare e non contattare. Suino! Non ce l'ho fatta a saltare! Che ce la fai? Aspetta, adesso mi sono incasinato. Che poi è giù da basso. No, Giù da basso? si è buggato. Qui Crane. Parla pure! Ma si è Il nome del buggato. capo della torre è Brecken e non è lui il vostro uomo. Io sono sopra. C'è un altro tipo sospetto, un boss del posto. Si fa chiamare Raiss. Fa ricetta di antizin e poi spreme come limoni chi ne vuole comprare qualche dose. Sono Devo recuperare bloccato. l'antizin da un rifornimento aereo. Se non porterò a termine la mia missione, dovranno trovare un'altra Dov'è soluzione. Danilo? Ricevuto. Ottimo lavoro, Crane. Te la stai cavando bene. Bere e fumare Prosegui la un missione e posto. dacci il tempo di riflettere. No. Quando trovi l'antizin, chiamaci immediatamente. Non fa quelle cose, sono la mamma, lo picchia. Danilo non fa le cazzate. È un bravo ragazzo nei brutti quartieri di Roma. Che schifo, di chi è quella canzone di merda? Di Sfera Ebbene. Sfera, Dio cano, chi è? Dio È bono. venuto a fare Trinelli. Oh, leggenda livello, aspetta un attimo. Cosa sblocco? La vita. Bomberia. La vita ho Sono 100 e non pazzo so di te. quanto. Oh, bella ragazza, non Crane, tre quarti dei Buongiorno, Aria, rifornimenti finiscono nel buongiorno a calderone, quindi tutti. se parti da lì avrai più probabilità di Aria, recuperarli prima degli altri. buongiorno. Aria, buongiorno. Cerca il rifornimento nella... Fighissima sta missione. Me la ricordo. Jade, sono vicino alla zona di atterraggio. Bene, trova un rifugio e Qui aspetta. l'ho già trovato. Abbiamo notato che molti... Ho trovato una Anch'io. cassa, sembra intatta. Do un'occhiata all'interno. Però tu hai trovato il rifugio, non la cassa. La cassa. Mi sento sto rifugio suino. Sopra. Ah, da qua. Vai, iniziamo ad Demolito! attivarlo, va, che è meglio. Però io direi di portare anche ce l'ho là. Ok. Bella regà. Non mi fa salire, Lezzo. Soino. Vieni ad aprire la cassa. Bella regà, mi chiamo Gaia 1999, faccio i bocchini a tutti, dai ragazzi, Poi seguite guarda le la mie live. streaming. Un po' di dressing, ragazzi, dissing. Ovviamente What non the c'è niente. fuck? Ecco, anzi, l'ho già fatto, sono le cose, quella che adesso arriva notte. Non spoilerare i nostri amici Sì, due telespettatori. lanci. Purtroppo sono atterrati Dove altrove, siamo? ma sei Mille? abbastanza Sulla vicino. Zeb? Raggiungi le Sì. casse prima che ne prenda Zan qualcuna. zan 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 Aumentato un zan 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 z
Oddio che lag. Penso che va con un effetto. Viscero! Non sono arrivato. Scherzo. Ecco qua, io non Jade, capisco. Gli uomini di Race mi hanno preceduto. Cazzo! Vogliamo ucciderli? Ascolta, non provare ad affrontarli. Cerca il secondo rifornimento.
La cassa dovrebbe essere segnalata dal fumo di un razzo. Minchia, ha fatto un tiro. Oh, ma è vero che non si sta ricaricando dopo 20 anni. Che palle. Granate, oh. Liquido conduttore, granate. Liquido conduttore, granate. Andiamo. Aspetta che rubo un po' questi sinti. Bene, andiamo. Che palle, il sensore proprio ti cura lentamente. Ma meno male che c'è lo sprint infinito, perché sennò veramente sarebbe una pazza. No, no, ma ti sta anche in quello, eh. Crane, manca pochissimo al tramonto, devi tornare indietro. Sono quasi arrivato, posso ancora farcela. Aspettiamo Vondi perché non siamo i buoni compagni. Holy moly! Io so già dov'è quella roba. Seguimi, capo. Anch'io so già dov'è. Infatti adesso tipo... vabbè, non intendo. Soino, volevo ammazzarmi. Per le fiali di Anzi. Ma è bella adesso la parte. Sì, pronto, Samir Kebab. Crane, sto recuperando un rifornimento di Antizin. Sì, capo, due kebab, sì, capo. Bene, Crane, 5 minuti di essere ridotti. Spiraglio nella tua operazione. Dovrai concentrarti su Raiz. Ascolta attentamente. Raiz potrebbe essere il nostro uomo. Quindi, se trovi delle scorte di Antizin, distruggile. Cosa? Ma perché? Costringerai Brecken a trattare con Raiz. Così potresti diventare una specie di ambasciatore della torre. Ma qui c'è in ballo la vita di un sacco di civili. Il nostro piano mira molto più in alto. Non dimenticarlo. Ah, potevamo prendersene di più, però. Una abbiamo. Anzi, una scatoletta poteva tenersela. Jade, sono sul punto di atterraggio. Niente Antizin. Niente. Merda. Merda. Va bene. Torna qui. Attento. Quegli incubi sono svegli, quindi non farti vedere. Accidenti. Deve avervi sentito. Figa, 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 corri, corri. Uino, scappa. Ma se tipo li distruggiamo, no, per che ci sciocchi. Ma noi non li vediamo, figa. Non si vedono nella mappa. Zero. Figa, così non si... Non è la modalità incubo. No, io adesso ho paura di che. Oh, madonna! Uccido. Corri, 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 corri. Che cazzo tolgono danno? Usa le macchine, usa le macchine. Tolgono stra tanto di danno. Io non uscirò mai più di notte. Vabbè, modalità incubo è impossibile. Vabbè, sta roba la sapevo. Se date per proseguire, vabbè, sti cazzi. Bello. Bella, raga. Bella a tutti. Le cose stanno peggiorando. Come faremo? Maria, buongiorno. Buongiorno. Sono tornato alla torre sano e salvo. Ora so cosa ha provato Brecken mentre correva di notte.
Gran brutta esperienza. Devo raccontargli com'è andata. Arigà, buongiorno e buona domenica a tutti. Arigà, arigà. Un rapporto a Bregen. A Bregere. Ma dai, l'antizi ci serve, lo so, ma comprarlo da Raiz è proprio da pazzi. No, al diavolo, ci andrò io. Non ho paura. No, non ci andrai, ne abbiamo già discusso. Non ne abbiamo discusso. L'hai deciso tu, io... Ci vado io. Dici sul serio? Beh, Raiz non mi ha mai visto, per lui sono un volto nuovo, giusto? Ragazzi, lasciatemi solo con Crane. Quello che gli fai dito. Sicuro di volerci provare? Qualcuno deve farlo, no? Ok, se proprio insisti. Il covo di Raissa si trova qui. Scopri quanto vuole per la merce e cerca di tornare qui tutto intero. Buongiorno raga, buongiorno. Maria. Maria. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Del divertimento. Brecken è così disperato che scenderebbe a patti col diavolo in persona. Lunedì è ancora... le tre finisce, vero? Cosa. Martedì ancora finisce? Siccome dovrei capire se è stato proprio Raiz a rubare il documento segreto del GRE. Mercoledì? Tutte 1:20. Tutte le giornate le 1:20? Sì. No, no, no. Io muto. No, no. Stiamo facendo la streaming, non voglio sentire voci vietate ai minori. Al momento che noi siamo un po' così tosti, mettiamo pure il macete oscuro. Sì, ti sto. C'è qualche problema? No, ma è notte, no, vai a dormire. Crane, ascolta. Quello che stai facendo è molto coraggioso. So che lo fai per redimerti. Perché Amir è morto per salvarti la vita. Lo faccio perché è l'unico modo. Se non avremo l'antizin di Raiz, la gente morirà, giusto? Sì, hai ragione. Ho incontrato Amir subito dopo il contagio. Non lo conoscevo da molto, ma era il migliore. Il più gentile di tutti. Ma non ti ritengo responsabile, te lo assicuro. Amir conosceva i rischi. E Crane, ti sono grata per quello che stai facendo per noi. Io... Senti, Jade, ne riparleremo quando tornerò con l'antizin, ok? Va bene. Cerca di tornare tutto intero, Crane. Ciao. Vieni, ho un'offerta speciale per te. No, aspetta, perché? così viene il giorno. Quindi... Beh, uso la spada anche, dai, che fa stile. Fia la spada. Dai, tanto non c'è nessuno. Aspetta, mi frega un cazzo, poi me la riguardo. Spada... Sacrificare... Eccola qua. Mettiamo il potenziamento. Non troverai la migliore in tutta Arran. Non troverai un'offerta migliore in tutta Arran. Va
fanno un rifugio io. Tagliato a bere lungo. Cioè quando ti senti. Cioè all'inizio mi sentivo strassicuro quando chiudevo sta porta. Stavo qua dentro un po'. Sentivo proprio una sensazione. Si livella fra tanto a livello leggendo. Sì. Sì, sto già facendo un po' di XP. Ben Rahim, sono sul posto. Fai in modo che ti vedano. Non provare ad avvicinarti di nascosto se non vuoi finire con una pallottola in corpo. Augurami buona fortuna. Buona fortuna, fratello. Ne avrai bisogno. Cos'è che le armi si consumano anche più velocemente? Sparate! Sono qui per vedere Reis. Manda Brecken. Sono qui per proporre un affare. Che tipo di affare? Tipo di affare che tratto con Reis, non coi suoi tirapiedi. D'accordo, fatelo passare, ci sarà da divertirsi. Quanto tempo siamo amici, Osman? Siamo amici da molto tempo, perciò il fatto che tu abbia provato a derubarmi mi ferisce ancora di più! Ma noi non ci siamo già incontrati. Lascio la scelta a te. È semplice. La mano sinistra o la destra? Sinistra! Intendevi la mia sinistra o la tua? L'aria di uno che viene dalla torre, che vuoi? Voglio proporti un affare. Scommetto che ti riferisci all'Antizin. Ah, tempi duri. Cosa offri in cambio? I tuoi servigi? La tua fedeltà? Forse prenderò entrambe le cose. Parla con Karim, uno dei nostri. Fa ciò che ti ordina. E forse Raiz ti darà un po' di Antizin per la tua gente. Hai capito? Beh, che alternative ho? Perspicace.
tipo 42 di danno fa. Sì, è bello che ha pure l'arrugginito, immaginati quello che... Che infezione crepa poi. Ho incontrato Raiss. Jade aveva ragione, è uno psicopatico. Ho anche scoperto che è lui l'operativo che era stato ingaggiato dal GRE. Ora dovrei collaborare con quel... Un rifiuto della prova. Sai quanti reo? Quanti? 900. Sì. Eccoti qui. Raiss mi aveva detto che saresti venuto. Io sono Karim. Crane. Sei americano? Un po'. Ho uno zio laggiù. Vive in Texas. Tu sei del Texas? Sei un cowboy? Sono di Chicago. D'accordo, Al Capone. Ci terremo in contatto via radio. Così sarò sicuro che raggiungerai la tua destinazione. E quale sarebbe esattamente? Dovrai salire sulle torri delle antenne e accendere dei modulatori radio a onde corte. I miei uomini sono troppo grassi, troppo lenti o troppo ubriachi per salire su quelle torri senza ammazzarsi. E se lo farò, mi darete l'antizin? Questo devi chiederlo a Raiss. Non mi permetto di parlare al posto suo. Però cerca di non fallire. Non gli piace essere deluso. Nemo! Un pedofilo lì, volevo farci diventare amici. Ho appena incontrato un tizio di nome Karim. Si potrebbe dire che è il maggiordomo di Raiss, il suo lacchè numero uno. Karim vuole che io vada a riparare delle antenne per Raiss. Ho sempre sognato di lavorare come ragazzo a tutto fare. Non so, potrebbe essere di Far Cry, o sbaglio. Sì o no? E benvenuto nel Kiryat. Mi senti appena esci anche questa musichetta qua. Crane. Parla. Ho visto Raiss, non c'è dubbio, è Suleiman. Quel tipo è pazzo. Da politico implacabile è diventato un fottuto boss della mala. È al corrente del fatto che lavori per noi? No, crede che io sia uno della torre. Mi sta facendo fare i salti mortali per ottenere un po' di antizin. Ricevuto, continua a fare ciò che ti chiede. Ricordati che ci serve quel file. Fantastico, passo e chiudo. Ma che cosa di merda dei rumeni? Ah, tutti che si comprano i rumeni dai cinesi. Devo cambiare i vestiti da sto tipo. Ehi, Al Capone, sei pronto? Cosa devo fare di preciso? Abbiamo problemi con le comunicazioni radio nella zona di quarantena. Questi modulatori potenzieranno il segnale, così Raiss potrà comunicare con gli avamposti ai confini della città. Andrebbe a vantaggio di tutti, non solo di Raiss. Forse. Comunque il re deve controllare il suo regno. Karim, sono alla prima antenna. La corrente è spenta, dovrai accenderla. Deve esserci un interruttore nella casetta alla base dell'antenna. Oh,
perché questo stronzo di infetto con le budella che gli pendono dalla bocca mi ha sputato addosso del buco tossico e puzzolente! Non posso biasimarti. Fatto! Ora la corrente c'è, porco cazzo! Molto bene, ora sali in cima. Che palle, non si può tagliare. Non so neanche usare il rompino, quindi chiaro. Poi neanche funziona sta radio. Ma cazzo c'è? Non lo so, sono che cazzo di Erika, che cazzo. Non devo mai rompire. C'è la scaletta. Bello! È morto? Se può rianimo. Se. Uè, ma allora. Che palle, oh, che cazzo, non ho capito che cazzo è successo. Convinto di arrampicarmi, in realtà non mi è balzato dall'altra parte. Bella, io. Che palle. Rampica, lezzo, suino, suino. Non sono arrivato l'altro. No, no! Ecco. Aspetta che tiriamo. No, non si crede. Oh, ce la faremo a salire? Ma è bello che ti incula quella roba là. Eh sì, conta che sono morto lì io. Anch'io, cazzo. Ora. Come stiamo facendo adesso io e Claudio? Sì. Abbiamo cominciato la campagna. Salire. Devi trovare un punto per salire. Oddio, no, no, di nuovo! Il coglione, no, adesso non scendo, sono alla fine. Che palle, oh, porco madonna. Oh, voglio vedere cosa perdo se muoio, dai, vediamo. Punti leggenda persi, 765.000. No, basta, non ne ho più. Basta. Porca di... Te l'ho detto. Porco Dio, sono degradato praticamente. Karim, qualcuno ha rubato i pezzi dell'impianto. Non posso accendere un bel niente. Merda, proprio come temevo. Raggiungi la prossima antenna. Non è molto lontana da dove ti trovi. Spostati con il cavo sospeso. Vai a est e la vedrai. Basta, ci vediamo sempre di nuovo. Carino.
Karim, che faccio se nemmeno il secondo trasmettitore funziona? La domanda che devi porti è: cosa mi farà Raiz se lo deluderò? E la risposta giusta sarebbe: mi ucciderà. Cara. L'ho detto. Ah, buongiorno, raga, buongiorno a tutti. Sono alla seconda antenna. Il recinto è elettrificato. E tu che cazzo vuoi? Credo che ci sia qualcuno dentro. Deve essere Alexei e forse c'è anche Christoph, suo figlio. Sono due seccatori. Non perdere troppo tempo con loro. Devi entrare e accendere quel trasmettitore. Attenzione! Adesso farò un attimo. Se vrio a Bondi che non si sa per quello scuro motivo. Vai sulla roccia, sei il primo. Cazzo, sei andato? La roccia. Devo salire sulla torre. Per che cazzo vorresti farlo? Me l'ha chiesto Raiz. Raiz? Non sembri uno dei suoi. Ok, mi metto in contatto con Raiz e gli dico che non mi avete fatto passare. Cosa? No, non ho detto niente del genere. Vuoi salire? Sali pure. No, non ho detto niente del genere. Non ce la faccio più. Vuoi abbassare la voce? Ne frego se mi sente qualcuno. Cristo, ma che hai? Stiamo cercando di sopravvivere. Papà, sono degli assassini. Sì, sono assassini. E quindi vedi che non... corriamo per loro. Così siamo al sicuro. Fai andare troppo lento, Cristo. Inizia a usare la testa. Ci farai ammazzare. Un cazzo sei salito, guarda. Un mordere. Un mordere che muore. Che morti ridicole. Ti vai infatti, tac, vai prima giù te, arrivo su io, tac. Salgo su io, tac, tu di nuovo te. Culata, non so cos'era il rampino. Mi sto massacrando. Spero ne valga la pena. Adesso... adesso Macarena. Ciao, ciao Macarena, ciao Macarena. Macarena, Macarena. No, madonna di Dio. Suido! Dio per quale, ma non si capisce, sono diventato così, veramente così impedito. Beh, fin qua c'ero arrivato. E mo? Qua? No. Dove?
Ah sì, mi ricordo, mi ricordo. Sono sul Nino alla sua torre. Io mi ricordavo che bisogna passare da fuori dalle antenne, tipo. No! Perché ti stanno intorno? Perché io, cioè, io quando guardo in alto mi sposto pure di cadere, per cui... Sueno! Aspetta. Che cazzo facevo? No! No! Guarda dove sei. Lezza! No, no, per salire proprio. Lezza! Non è facile. Dai, ma veramente? Mi sono buggato, guarda! Guarda! Oddio! Lezzo! Madonna, come pesa! Guarda, mi sto pure muovendo! No! Si è buggato brutalmente! No, oddio, come l'ho buggato! Guarda! Aiuto! Claudio! Non puoi sbuggarti! No! No, guarda che si è buggato! Non riesco più a andare giù, Che faccio adesso? Quello... No, vabbè. No, devi andare per forza tu sopra. Salvami tu, Claudio. Ci provo. Ma coglione! Guarda che c'è il coso lì a fianco, siamo dei coglioni. Guarda quello che sto guardando io. Che ci dobbiamo aggrappare, i cavi. Ma sei sicuro? No! Non lo sapevo! Siamo dei coglioni! Non mi sono accorto adesso che sono buggato, che non ero su io, devo... Ma ti rendi conto? Ma me ne sono... Cioè, non... Dai, vai su che sono buggato, porco due! Siamo dei coglioni! Guarda, ma come cade? Lezzo! Ma non si sta che noi. Dai, le fa... Ai, Claudio, muoviti! Cosa stai lì appeso come un salame? Dove cazzo sono? Sei lì fermo! Sei un salame, Claudio! No, dai! Stacca! Ah, quest'affare è ancora intatto. Vediamo se ne è vaso. Ehi, Karim! Il secondo trasmettitore è a posto. Funziona? Io sono buggato. Karim, riesci a sentirmi? Forte e chiaro. Però posso muovere, cioè, in questo traditore qua. Tira una granata, certo. Che muori, tiriamo. Non posso, non ho le armi in mano. Fatti bugare da Rai. No, vedi. Aspetta. Adesso rientro. Ok. No, stavo facendo un'azione strana. Premi quadrato sul coso. Mi sa che ricarico la partita e rientro. Arriva la domenica. Ieri siamo usciti all'Europeo, no? Sul tetto. Sei in cima. Guarda. Sei sul tetto. Arriga, buongiorno. Aspetta, voglio sentire l'accendino che scoppia. Ma io mi immagino dopo il video lì che cerca l'accendino in giro. Ok, rientra.
Diamo un prezzo a lui. Riga, buonasera. Porco Dio, Reis ha mi stava fatto un per cadere patto il con telefono. l'IGR e sta per scappare da Arran con i dati delle ricerche del Bella, dottor riga. Zen. Devo fermarlo. Non fa nessuna differenza che nella sua pazzia Sta Reis sia entrando. risvegliato. Zingaro. Non ho idea di cosa cercassero. Di certo non volevano farci del bene. Ci sei buggato anche te? Andiamo da Reis. Buggato anche lui. No! Sei un coglione! Ho perso un sacco di punti! Sei tu, mongolo, che non vedi la macchina accesa! Sì, non è che me vado a co... No, dai! Che palle! Era a fine del 6, ora 6 inizio! Ma chi? Ma cioè, ne ho persi 100.000! Ho perso 700.000 io! Ma dai cazzo, ma non attivare quel cazzo di trappole, madonna. Percia. Spider-Man. Oh, bello arrivo. Bello sorriso. Raga, bello a tutti. Andiamo da Raiso. Ok, incubo, meglio di no. Ma incubo la notte. Ah, diverso. Ah sì? Chi è? Parlo con Kyle Crane. Chi è che vuole saperlo? Il mio nome è Troy e sono a capo delle Scintille, un piccolo gruppo di superstiti del settore zero. Il settore zero è completamente isolato. Crane, prima che tu ripristinassi le comunicazioni radio, non sapevamo se c'erano altri superstiti in città. Volevo solo dirti che ti siamo davvero molto grati. Ci hai restituito un po' di speranza. Io ne sono felice. Se possiamo aiutarti in qualche modo, Crane, non esitare a dircelo. Tu li one shot i zombie? Dipende. Ho perso anche se c'è le armi che tolgono un botto, dipende dove li prendo. Vieni. Un attimo, che faccio un po' il sinto qua, gli rubo le robe del zombie. Thank you.
Buongiorno regà, buongiorno a tutti. Non si punta neanche, sai che quella cosa sopravvivente che si punti e fa tipo il sensore qualcosa di. Hai capito, no? Tipo di solito nella modalità normale ti dice dove sono le robe. Qua no. Merda. Mi sono tirato la granata davanti. Finito. Il lavoro è finito. Adesso devo tornare da Raisa. Il lavoro è finito. Il lavoro è finito. Anche te l'hai ripetuto. Sì. L'acqua è acqua. Bel Chris. Bene. Hai svolto il lavoro che Karim ti aveva affidato e sei anche tornato indietro tutto intero. Posso avere l'antizin ora? Credi che basti così poco per convincermi? Hai ancora molto da dimostrare. Senti, ne abbiamo bisogno davvero. Dammene un po' subito, poi tornerò e farò quello che vorrai. Avrai l'antizim quando lo deciderò io, non un secondo prima. Ma posso dimostrarti che non sono irragionevole. Fa tutto ciò che ti ordinerò e non ti darò una, ma ben due casse di antizim. Va bene, d'accordo. Che cosa vuoi che faccia? È un lavoro diverso da quello che hai fatto con le antenne. Dovrai essere un po' più persuasivo. Imporre il proprio volere. Imporre le proprie regole. Hai creato tu stesso le regole secondo cui vivi, Crane? O sei una marionetta? Dovresti conoscere la risposta. Grazie per aver skippato. Sì, prego. Nessuno può star lì a guardare i dialoghi. Ah, amico mio, secondo me tu piaci a Raiz. Sì, e perché? Perché sei ancora vivo. Il tuo prossimo compito è quanto di più semplice si possa immaginare. Devi solo raccogliere qualcosa da alcuni siti vicini. E insediamenti? La prima è l'officina Whale Station di Jaffar, appena a est di qui. Sappi che non tutte le persone con cui dovrai parlare saranno disposte a collaborare. Ma tu saprai essere convincente. Dico bene? Vediamo cosa dà il negoziante. Solite merda. Guarda, macete oscuro. C'è arcobaleno. Vamonos. Bella, raga. Ah, buongiorno, raga, buongiorno a tutti. Vedere che Raiz non ha rispettato la parola data non mi ha sorpreso più di tanto. Ma non posso mollare. Il GRE non me lo permetterebbe. Inoltre, se ho qualche speranza di procurarmi dell'antizin, devo insistere. Stavolta Raiz vuole che riscuota la tangente dai siti circostanti. Lo farò, ma poi dovrà darmi il medicinale. La droga. Io vado alla torre alta. Intanto c'è un po' di strada qua. Dove c'è punti. Come on.
ti devo consegnare anche i pacchi. Sì. Filmando su Twitch o su YouTube? YouTube. Scordati di fornire. Tutta a run. C'è parecchio da fare alla torre. Guarda. Oh, cambio si fa perché è orribile. Guarda. Ah, adesso anch'io. Dire.
Nice, 35.000. Il cacciatore di teste. Non troverai roba migliore da nessun'altra parte. Troverai un'offerta migliore in tutta Arran. Non troverai roba migliore da nessun'altra parte. Capito, non mi cagare il cazzo. Scordati i fornimenti e parla. Fammi un attimo le armi e poi andiamo. Aspetta prima di contattare GR. Un attimo. Tac. Tac. Quasi livello 21 di agilità. Che fa veramente male sta prendendo i miei dati. Cosa? Oggi mi ha dato una spranga che l'ho modificata dopo io, fa strano. È stra forte. Oggi ho fatto incazzare se chiamo della classe. Madonna, che rido. Ho fatto tutto il giorno davanti al PC. Che sfigato. Tipo lui ha stra paura delle robe. Prendevo l'accendino, glielo mettevo vicino per insegnare a di quei scatti.
Ho detto perché ha fa pure delle robe. Allora prendevo la penna, la mettevo vicino, si chiama, la prendeva un altro lavoro per Reis. La penna. Ma sporca. Che bello. E continuo a stracciare denaro dai superstiti del secondario. Vuole che io vada a riscuotere. Si è dato, mi ha preso la penna. Ce l'ha messa nel suo banco, no? Tutto cattivo lì. E tu, a Tommy. Passo e chiudo. Un tossico del tutto. Dal pozzo. Basta. Non se ne posso. Oh, livello agilità 21. Rim, sono vicino al Will Station. Ce ne hai messo di tempo. Sbrigati a finire il lavoro. Quella è solo la prima tappa. Mancano solo tre livelli. Ma Dio sei entra qua, figa. Grande, avete circa un'ora per tornare qui, no, o trovare un rifugio. Mi conviene muovere il culo. È furbo sto qua, se entra da qua. Oh, vieni qua. Sei Jafar? Chi vuole saperlo? Il mio nome non è importante. L'unica cosa che deve interessarti è che mi manda Reis. Gli devi dei soldi. Non ti ho mai visto prima. Potresti essere un balordo qualunque. Smamma! Ascoltami bene. Che ne diresti se ti spezzassi le gambe e ti trascinassi fino al covo di Reis? Così sarà lui a spiegarti che è meglio se collabori. Ok, va bene, cazzo. Sei davvero uno degli uomini di Reis? Solo voi sapete essere così gentili. Ecco i tuoi soldi, prendi. La prossima volta che torno non sarò più scortese, lo prometto. La mia casa è la tua casa. Ma non farmi del male. Non farmi del male. Karim, sono io. Ho minacciato un vecchio di spezzargli le gambe. Ha funzionato, eh? Ora raccogli il contributo dal villaggio dei pescatori. Vai a est fino all'ingresso della galleria. È lì che incontriamo il loro emissario. Il villaggio di capra. Che capra piace pescare? Boh. Che cazzo? Crane, come va, amico? Sto sbrigando dei lavoretti per Reis. Ha molto potere. Un sacco di gente lo teme. Puoi dirlo forte. Ascolta, amico, non c'è molto tempo. Abbiamo quasi esaurito l'antigen. Mi spiace dirlo, ma sono molto preoccupato. Sto facendo del mio meglio qui, Breton. Lo so, lo so. Volevo solo ricordarti l'importanza della posta in gioco. Dimentichi che anch'io sono infetto? Credimi, sono motivato. Va bene, d'accordo. Spero che tu riesca a tornare presto alla torre. Il boss si livella in fretta. Strano in culata perché dopo ci stanchi, non vedi i nemici della minimappa, non vedi le cose in giro. No, no, guarda che corre all'infinito. Sei tu che devi sbloccare. Sì, però non puoi lottare all'infinito. Lottare no, però a correre sì. Lottare detto. Poi ti sciottano molto facilmente. Ti carica la vita lentamente. Se muori perdi tutto, ti degradi pure. Sì. È difficile. Si può scrivere da un po' di no. Aspetta che quello che ho perso prima l'ho ripreso io. Anch'io? Quasi. Però sono... adesso. Anche di più, però se non lo perdevo ne avevo di più adesso. Dio, guarda come sale.
Andiamo di notte, oh, madonna. Il sole sta calando rapidamente. Avete meno di un'ora per portare i vostri rifugi. Dopodiché sarete da soli. Prima porta. Vai, andiamo a dormire insieme, Claudio. Qualcuno di voi non ha ancora raggiunto un posto sicuro? Che lo faccia subito. È quasi notte. No, no, oh, oddio, sto no. Scazzando. Torna qua. Ancora. Inferno qua. Vai suino, vieni. Sto prendendo una cosa. Ok. Schifo, adesso mi ricordo. Karim, ho appena assistito a uno spettacolo incredibile. Un enorme zombie gonfio come un pallone è esploso. Ah sì, li chiamiamo bomber. Li usiamo per togliere di mezzo altri infetti. Se ne colpisci uno, elimina qualsiasi cosa nel raggio di 3 metri. Mi stai prendendo in giro? Mantieni le distanze e non avrai problemi. Che mi dici del corriere? L'hai visto? No, non ho visto nessuno, tranne i zombie. Capisco. Allora dovrai andare direttamente al villaggio. Cerca un uomo di nome Gursel. Porca. Aspetta, aspetta, aspetta. Lavorato con il furgone. Ah, questo è uno nuovo. Okay. Ho trovato anche per arcobaleno di dove è partita. Ma mi vedi danno. Arancione? Vediamo. No, blu. Ah. Perché trovo solo pistole? Mazzo da baseball malvagio 689, gente. Ok, la macchina. Di piede di porco. Karim, sono appena fuori dal villaggio. All'interno c'è una marea di infetti. Allora eliminali. Ci pagano per proteggerli. Quindi proteggi il villaggio. No, bomba. Sono un coglione, mi sono attaccato. Oh, vieni a rianimare, ti prego, sono perduto tutto. Sì, tranqui, tranqui, c'è tanto. Aspetta che ti curo io,
Devo attaccare il rampino al bomba così scoppiava, gli ho attaccato a fianco. Boom, sono scoppiato. Io che c'è la porta. Non sa chiuso. Perché si ammazzo che faccio di merda? Allora qua quanto manca, no? Ehi, c'è nessuno? C'è nessuno? Mi manda Raiz a prendere una cosa. Ehi, mi manda Raiz. Devo ritirare una cosa per lui. In questa casa non c'è niente. Niente. Devi parlare con Gus. Ok, per sopra. Vengo per conto di Raiz. Sono venuto a ritirare una cosa. Oh, santo cielo. L'uomo di Raiz. Io la che faccio. Devi di andarsene. Parlagli con gentilezza e forse ci lascerà in pace. Anzi, mandalo da Gursel. Lui saprà cosa fare. Noi non sappiamo niente. Parla con Gursel. Lui abita sopra il negozio. Ehi, c'è nessuno? Shh, non gridare. Così attiri mostri. Li ho uccisi, ma sarà meglio rinforzare l'ingresso prima che ne arrivino altri. Li hai uccisi? Tutti? Mi manda Raiz. Tu sei Gursel? Ah, lavori per Raiz. Lo sapevo che era troppo bello per essere vero. Vi abbiamo dato abbastanza. Non vi daremo più niente. Diglielo, Firkin. Ayla, ti prego, fammi parlare con quest'uomo. Dovete smetterla di fare i prepotenti con noi, altrimenti Firkin vi picchierà. Picchialo, Firkin! Ayla, per amor, senti, non voglio guai, ma questo mese abbiamo già pagato. Ci state dissanguando. Non è un mio problema. Raiz vuole i soldi, quindi devi sganciare. Se non lo farai, saranno guai per te e per la tua donna. Non puoi minacciarci così. Picchialo, Firkin! Palla finita, Ayla! Ho capito, ecco, prendi, non ho altro. Un vero uomo l'avrebbe picchiato. Io vado. Credo che tu abbia problemi più seri dei pagamenti a Raiz. Impatico. Karim, ho avuto i soldi da Gursel. Mi sento un verme, ma ho i soldi. Ci farai l'abitudine. C'è ancora un ritiro da fare. All'attracco dei traghetti sul vecchio molo. C'è un traghetto? C'era, ma la marina militare l'ha affondato. Ricordo che decine di persone restarono in attesa del traghetto successivo, che non è mai arrivato. Ci sono delle imbarcazioni? Sì, ma le barche che provano a lasciare la baia le prendono a cannonate. Vorrei tirare una cosa per Raiz. Ancora? Vi abbiamo appena pagato, sanguisughe. Non prendertela con me, non l'ho deciso io. Devo pur campare in qualche modo. Anche noi dobbiamo campare. Raiz aveva promesso di proteggerci, ma finora ha solo preso i nostri soldi. Dov'è la protezione, eh? Da lui riceviamo solo minacce. Non rendere le cose più difficili di quanto non siano. Devo proprio dirti quanto sarebbe facile bruciare questo posticino. Fanculo. Siete dei maledetti mostri. Tutti i soldi sono in quella sacca. Prendila e vai al diavolo. So che non te ne frega niente, ma sappi che non lo faccio con piacere. Preferirei aiutarvi. Già, ma comportarti così è più comodo, no? Karim, ho effettuato il ritiro all'attracco dei traghetti. E ora sono sicuro che finirò all'inferno. Benvenuto nel club. Vieni a prendere il tuo premio. Hai fatto un buon lavoro. No, vabbè, 800 metri. Io, bovara, sono già a metà del 40.
dall'inizio. Crane, mi ricevi? Che succede? Qualcuno si è trasformato in uno zombie al 18° piano. Stiamo cercando di controllare la situazione, ma... Te la faccio breve, Crane. Ci serve l'antizin adesso, subito! Raiz me ne ha promesse due casse, Brecken. Sto cercando di finire in fretta questo lavoro di merda. Sì. Oddio, fa presto, ti prego! So, occhio a croce, sono a metà strada. Va bene, senti, devi fare una deviazione. Perché? Abbiamo perso i contatti con una nostra pattuglia nei pressi del mercato. Ed è un mio problema? Adesso lo è. Trovali, altrimenti non farti più vedere. Per un hack di zone prende tipo 2000 passapunti. No, 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 no. No. C'è distanza. Dove sei? Mi hanno avvelenato. Sei veloce, quanto sei distante. Oh, vai. 18 secondi. Dai che ce la fa. Sono di cose che mi avvelena. Sono stressato, quindi in questa missione vado a dormire. Ormai andiamo avanti. Eh? Ormai andiamo avanti. Cioè ti connetti domani? Sì, sì. Ok, almeno vado avanti con la streaming pure. Credo di aver trovato la vostra pattuglia. Qualcosa l'ha fatta a pezzi. Perquisisci i cadaveri. Dovresti trovare una piccola busta con dentro un progetto. Hai trovato la busta? Non ancora. Oh, merda! D'accordo, ce l'ho. Molto bene. Portamela subito qui. Hai fatto un gran bel lavoro. Aspetta, facciamo il rifugio. Non so che faccio di male, ma con l'armi. Ehi tu! Vieni qui! Sono sull'antenna! Ti vedi? Sono qua oh, su! Oh, sciocca! Mi servi aiuto! Thank you.
Sbaglio o Raiss non è molto popolare da queste parti? Non sbagli, ma è sicuramente il più temuto. Sai come si dice, no? Meglio essere temuti che amati, se non si può essere entrambi. Ah, Machiavelli. Esatto, tipo intelligente quello. Indietro, questi non sono fatti tuoi. Hai musso, dacci i soldi. Ecco il progetto. Eccellente, sei più affidabile di molti di questi ubriaconi. Raiss ti sta aspettando. Chissà, forse lavoreremo ancora insieme. Speriamo di no. Se mostrate loro compassione, vi considereranno deboli. Se date un dito, si prenderanno il braccio. Capito? Vi ho dato un rifugio. Pane, donne, proiettili. E voi non sapete nemmeno svolgere un lavoro semplice, semplice. Dovrei mandarvi tutti a morire nell'arena. Ah, lo scagnozzo della torre è tornato. Hai qualcosa per me, amico? Sì, ce l'ho. Ora devi darmi ciò che mi avevi promesso. Due casse di Antizin. Scordatelo. La tua lealtà alla torre è solo obbedienza cieca, Crane. Sei un vigliacco sottomesso a un falso potere. Segui le loro regole senza riflettere, così come segui le mie. Sei solo un fedele cagnolino. Avevamo un patto. La tua gente ha bisogno dell'Antizin, credo, ora più che mai. Ma chi segue le regole stabilite da altri non è un vero uomo. Prendi. Puoi avere queste e basta. Me ne avevi promesse due casse. Queste sono cinque fiale. Se ne vuoi altre, potrai guadagnartele. L'atleta, Scorpion, Jade Aldemir, è una dei vostri. Portamela. Ho un'arena dove gli uomini combattono per divertirmi. Scorpion deve lottare nella mia arena. Voglio scoprire quanto può durare una come lei prima di spezzarsi. Cosa? Io... No, scordatelo. Non posso farlo. Non c'è convinzione nella tua voce, Crane. È evidente che non hai ancora deciso cosa fare. Sarai un cagnolino e aiuterai gli abitanti della torre? O ti comporterai da uomo e salverai la ragazza? Vai, vai a pensarci. Bella Marco! Ehi! Io conto che stiamo rifacendo la storia. Attenzione, qui Alfi! Alla torre non abbiamo più gas! Neanche la città è a secco, per quanto ne so.
Sapete com'è successo? No, il nostro esperto di gas Jeff ci ha piantati la settimana scorsa. Era insostituibile. Va tutto a posto? Forse riesco a trovarlo. Elimina quel forse e fai in fretta. Secondo alcune voci si è costruito una piccola fortezza da qualche parte dietro la stazione. Sono Crane. Parla. Ho interrotto la collaborazione con Reis. Voleva che rapissi Jade Aldemir e che gliela portassi. Così l'avrebbe fatta combattere nella sua fottuta arena. Sì? E allora? Tutto qua? Cosa vuol dire tutto qua? Non sono un trafficante di esseri umani. Stai dimenticando l'importanza di quel file, Crane. Se Reis vuole la ragazza, portagliela. Tanto sarà lì a controllare che non le succeda niente, no? Ma come... Che cazzo di organizzazione umanitaria siete? E poi, visto che questo famoso file può salvare il mondo, perché volete tenerlo segreto? Non ti paghiamo per disubbidire agli ordini, Crane. Fa il tuo lavoro. Fottiti, testa di cazzo. Minchia, sono contento che... Se guarda il nostro streaming, Marco. Yeah. Amico mio è di Danilo. Belle, Dani. Bella, Marco. Mi chiamo Danilo. Sono da Roma. Piace prendere... A pizza. No, mi andiamo alla torre e poi siamo in... Tu spagni. Allora spagno anch'io. Sì, dove sei? Non visto. In tu via. Beh, ci ha fregato. Mi ha dato appena 5 fiori. Cosa? Maledizione. Ci basteranno per andare avanti giusto qualche giorno. Ascoltami, Crane. Abbiamo un problema al 18° piano. Torna qui più in fretta che puoi e porta tutto l'antizin che hai. Credevo prima di lui, sì. Andiamo. Calma, amico. Oh, togliti dal cazzo. Guarda. Jade mi ha detto che la situazione è peggiorata al 18° piano. Devo portare subito alla torre quel poco minchia di antizinc. Immagino che c'è un botto di lavoro da fare. Sicuramente te lo saluto. Buonanotte allora. Ci sentiamo. Hai l'antizinc. Ho fatto piacere che una persona che si è trasformata video, e ne ha intrappolate altre due. Buonanotte. Avremmo potuto isolare l'appartamento, ma Brecken ha cercato di salvare quanta più gente possibile. È andata male. Qualcuno ha dovuto prendere una decisione. Abbiamo perso tutto il piano, compresi due bambini. Vai a parlare con Brecken. Io porto il medicinale a Lena. È zoppa, guarda come cammina. Ha ha!
Focio, focio. Mamma mia. Sentiamo, va, buonanotte. Buonanotte pure a te, Elio. Che cazzo c'è in mano? Dovrebbe salvare, sì, dovrebbe essere già salvato, giusto? Sì, sì, in teoria sì. Tanto è la tua storia, non è la mia, quindi è posto. Vabbè, dai. Allora, riprendiamo domani la stream. Ci sentiamo. Buonanotte a tutti, o buongiorno. Buongiorno, raga, buongiorno a tutti, bella Marco. Ci sentimo più avanti, bella, raga. Mi chiamo Danilo. Matto, saluto, matto. Matto, Toto. No, faccio veramente parole, lezione di come diventare Danilo a tutti gli effetti. Bella, raga. Vabbè, dai. Stacco la string, bella, raga. Bella.